Il Concilio Vaticano II ha rappresentato l'apertura della Chiesa al mondo e all'uomo. No. Il Concilio Vaticano II ha rappresentato il silenzio sulla dignità divina dell'uomo. Contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Cioè, non insegnamento, non guida, non proposta, ma coraggio. Gesù ti vuole bene. Se i cattolici non possono più parlare di purgatorio e inferno, perché altrimenti si offenderebbero i protestanti e i mondani? Se non possono parlare di Dio che interviene sulla terra, perché altrimenti si offenderebbero le altre religioni e i mondani? Se non possono parlare dell'uomo ingannatore, ladro e omicida, perché sarebbe sfiducia nel progresso e perché si offenderebbero i mondani? A cosa può servire il cristianesimo del Vaticano II, anche gioioso quanto si vuole? A niente. Ad essere, come dice il Vangelo, gettato via e calpestato. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Nel Concilio Vaticano II, i vescovi super progressisti, per paura di offendere i protestanti e il mondo, hanno fatto scomparire l'essenziale della religione. Da Paolo VI in poi, il cattolicesimo non fornisce più alcuna risposta a chi le cercasse. Non fornisce più il senso di importanza verso qualunque cosa religiosa, come l'Eucaristia, la Trinità, la Madonna. Tutti insieme hanno fatto diventare una religione una semplice tradizione folcloristica. E un folklore cristiano non può rispondere alle persone in cerca di senso. Le persone lì fuori, nell'atrio delle genti, hanno altre domande. Da dove vengo e dove vado? Perché e per quale fine esisto? Perché il male? Perché la sofferenza del mondo? Perché devo soffrire? Come posso trovare felicità? Dove trovare uno che mi sia vicino, mi capisca, mi conforti, mi dia un po' di speranza? Inoltre, un folklore cristiano gioioso, cosa vuoi che faccia? Fa diventare la Chiesa un segno di folklore gioioso. E basta. Caro Casper, lezione di umanità. La gioia viene dalla serietà. Dagli insegnamenti di senso. Invece, se un predicatore parte dalla gioia, poi viene solo il riso e il ridicolo. La scomparsa dell'essenziale della religione col Vaticano II. Il cambiamento della religione da cristianesimo a concilianesimo. Entriamo progressivamente nella dinamica del Vaticano II, che ha determinato certamente la scomparsa dell'essenziale della religione. Poi qualcun altro indagherà se l'essenziale della religione stava venendo meno anche
precedentemente. Allora, i papi, i cardinali, i vescovi, i filosofi cattolici, eccetera, hanno fatto il Concilio Vaticano II e il post-concilio per i loro motivi di quel periodo storico. Ma a noi interessano solo gli effetti sull'uomo comune. In pratica, col Vaticano II, la gerarchia ha edificato una nuova Chiesa cattolica rispetto a quella da Pietro a Pio XII. Non si è trattato di una intenzione esplicita di tutti i 2400 vescovi, ma si è trattata di una conseguenza inevitabile di tutte le omissioni che la maggioranza di questi 2400 vescovi hanno concesso. Pigrizia. Col Vaticano II, la gerarchia ha imposto la triade aggiornamento, rinnovamento, cambiamento della Chiesa, sia nei documenti del Concilio, sia soprattutto in quelli del post-concilio, i più importanti dei quali hanno riguardato la riforma della messa e dei riti dei sacramenti. Dopo il Vaticano II, le parole aggiornamento, rinnovamento e cambiamento della Chiesa sono diventate le tre parole d'ordine del buon prete, i quali, per dimostrarle ai fedeli, e soprattutto ai mondani, hanno aggiornato, rinnovato e cambiato la predicazione del cristianesimo. Gesù non era poi così intransigente, Gesù non ha poi fatto tutti quei miracoli, Pietro era solo un sempliciotto, la Madonna è teologicamente sopravvalutata. Da allora il cristianesimo è diventato quello che è oggi. Il concilianesimo. Per l'uomo comune la conseguenza è stata la perdita della predicazione sulla dignità umana di discendenza divina, da cui la perdita dello sviluppo della individualità, la perdita della percezione dell'uguaglianza con le autorità e con i potenti, perché nella religione del concilianesimo questi argomenti sono opzionali. È taciuto il giudizio di Dio dopo la morte, mentre invece sono fondamentali gli argomenti dell'ecumenismo con le chiese protestanti, dell'ecumenismo con le altre religioni, dell'ecumenismo con il comunismo e la sinistra, e il mondo, il progresso. Inquadrato in questo modo il problema del Vaticano II verso l'uomo comune, la soluzione inizia col comprendere la causa umana che ha portato il clero a desiderare il cambiamento radicale della Chiesa con la scusa di migliorarla. Cosa è accaduto umanamente nel Vaticano II? Ossia, la causa umana del voler migliorare la Chiesa cattolica. Il Vaticano II è stato realizzato da 2400 vescovi. La causa del passaggio da cristianesimo a concilianesimo, effettuato da così tante persone, è di tipo umano. Si tratta della mentalità generale, del modo di vedere la Chiesa e il mondo. Questa mentalità si può ricavare da una persona interna al Vaticano, dal cardinale Eugenio Pacelli. Il sito Oracolo Cooperatores Veritatis pubblica una traduzione di una biografia in francese su Papa Pio XII.
12.000 davanti teorie, qualcosa del genere. Riporta che nel 1933, quando Eugenio Pacelli era cardinale e lavorava in curia, in una confidenza a due amici disse: sento intorno a me che gli innovatori desiderano smantellare la Sacra Cappella. Forse cambiare la messa? Distruggere la fiamma universale della Chiesa? Forse cambiare gli insegnamenti circa il Vangelo? Rifiutare i suoi ornamenti? E, attenzione, renderla piena di sensi di colpa per il suo passato storico. Si tratta di vergogna verso la Chiesa. Ecco, sono convinto che la Chiesa di Pietro dovrà rivendicare il suo passato, altrimenti si scaverà la sua stessa tomba. Infatti, rinnegare il passato significa distruggere il futuro. È una questione automatica. Perché rigettare un passato di 19 anni significa cessare e ripartire. Ma rigettare un passato di 19 secoli significa cessare e basta. È automatico. Questa del cardinale Eugenio Pacelli è la rivelazione della mentalità del clero. Si tratta di vergogna verso la Chiesa, presente già nel 1933. 30 anni dopo è stato avviato il Vaticano II. Perché? 1. Non c'erano più gli impedimenti, ossia non c'era più Pio XII. 2. C'era uno slancio imprudente, ossia c'era Giovanni XXIII. 3. Era ulteriormente cresciuto il senso di colpa verso la Chiesa, perché nel 1949 si era aggiunta, per molti, anche la vergogna verso il mondo per la scomunica dei cristiani comunisti. 4. Era avvenuta una rilettura della storia dell'umanità alla luce del progresso del secondo dopoguerra. Indaghiamolo. La resa religiosa dei preti al progresso del dopoguerra. Il Concilio Vaticano II è stato accolto anche dalla stragrande maggioranza dei sacerdoti delle parrocchie, per cui, oltre alla vergogna della maggioranza dei 2.400 vescovi verso le chiese protestanti o riformate, verso le altre religioni e verso il comunismo, c'era anche il complesso di inferiorità e il senso di colpa dei preti, specialmente nei confronti del comunismo, nei confronti dello sviluppo economico del dopoguerra, nei confronti dell'uomo degli anni 60. Nella quinta parte, la resa religiosa dei preti al progresso del dopoguerra. Continua, indagatore. E indagatore, qua c'è il prossimo video.